Questi sono due UPS trovati. APC CS500, prezzo attuale a quanto pare 220 euro all'incirca. Vediamo, vediamo se uno dei due almeno si accende. No. Ok, proviamoli. Ficchiamo la spina. Percepisco. Oh! Replace battery. Ok. È stato buttato via. Va bene. Proviamo l'altra. Replace battery. Va bene. Però fa un altro tipo di beep. Vediamo se per caso... Vediamo se per caso ce la fa a caricare. Però da spento, adesso chiudo il computer. Fa un rumorino. A meno che non sia... No. È questo che fa un rumorino. Bah, proviamo. Questo collegato fa un rumore come di carica in corso. Possiamo provare a lasciarlo un po' così e vedere che succede. Perché? Perché la gente normalmente pensa: oh, guarda, l'UPS non funziona più, devo buttarlo via. E invece basta girare qui sotto, aprire questo sportellino e fare una cosa talmente semplice come cambiare la batteria. Ora noi questa la mettiamo in carica a parte. La mettiamo in carica a parte. Vediamo se riesco a metterla in parallelo a questa, che è caricata da questo, che serve per questo. E quindi magari questa riusciamo a recuperarla. Vediamo quanto misura. Facciamo una misura. Ok, vediamo quanto misura. Questo lo mettiamo qua. Quanto misuri tu, batteria? Tester importata a 20 volt, continui, e misura un cazzo di niente, misura un cazzo di niente. Ma è possibile? Completamente in corto? Scusa, ma questo tester non sta misurando. Ah, sono un coglione perché l'ho messo in... perché questa lineetta non si vede. Quindi va messo di nuovo 20 volt, bisogna non essere dei coglioni. Ah, e abbiamo 0,93 volt, quindi meno di un volt. Quindi questa batteria è a terra, completamente a terra. Mentre questo forse si ricarica, noi proviamo a caricare anche questa a parte, con dei fili volanti. Allora, questa batteria decade molto rapidamente, è stata in carica qualche minuto, ma io purtroppo vedo che già è scesa e sta scendendo molto velocemente. Quindi secondo me questa batteria rappresenta la merda. Questa invece ha già di suo
un minimo di carica. Prima era circa 9, adesso è scesa a 7,70, però promette meglio, quindi io metto questa in carica. Questa la leviamo. Certo, se si riuscisse a capire che cazzo vogliono dire questi date code, che così ad occhio questo potrebbe essere un 2022 anno di produzione, mi pare strano. Boh. Vediamo un po'. Ventilatore per raffreddare l'alimentatore. E vediamo un po' cosa mi dice il tester di Katzer. Il tester di Katzer mi dice 13,92. Adesso tolgo. 11,40, ma scende rapidamente. Ora o deve caricare di più oppure questa batteria non ce la fa. Certo, se facesse meglio il suo dovere di fare contatto, sto merda di filo, forse caricherebbe anche meglio, però evidentemente Dio è against. Ecco, 14,05. Ora c'è un buon contatto. Stiamo arrivando a 14 volt alla batteria. Va bene, lasciamolo ancora un po', ma penso che non ci sia niente da fare. La cosa migliore è sostituire la batteria e basta. Ed ecco qua. Beh, ho caricato un po' la batteria. E sembrerebbe funzionare. Sì. Quindi ho recuperato una batteria e l'UPS funziona. L'ho caricata un po', è un po' debole come batteria, secondo me andrà cambiata comunque. Però devo dire che ha funzionato. Quasi quasi provo anche l'altro per vedere se funziona. Vediamo. Tolgo la batteria da qua. Questa è ok. Allora, lui sappiamo che funziona e lo metto da parte. Mettiamo la batteria qui. Come vedete, non c'è modo di sbagliare. Entrasse sto cazzo di connettore. Ma entra o non entra? Va bene. Diciamo che è entrato. Porcaccio. Mi sono spaccato un dito. Ricolleghiamo. Al contrario, magari, dove c'è la presa. E vediamo. E anche lui sembra funzionare. Bene. Test batteria. Test batteria. Forza. Questo non ha fatto il test batteria. Vediamo se per caso posso farglielo fare così. Sì, no. Si è spento. Si è acceso. Sembra funzionare. Bene, molto bene. Quindi questa cosa ha funzionato. Sì, ha fatto il test a batteria, è andato online, quindi anche lui funziona. A questo punto io per scrupolo provo a caricare bene pure questa, la lascio in carica e vediamo che succede. Vi chiederete perché tutto questo sbattimento quando un UPS, diciamo, costa ormai relativamente poco. Perché io adoro questo tipo di UPS, questi APC. Li trovo estremamente affidabili. Sì, è un 500, che vuol dire non 500 watt, ma 500 volt ampere, che probabilmente sono 400 volt ampere, che probabilmente sono 300 watt. Ma devo dire che io ho uno di questi
comprato nel 1999 e funziona ancora alla perfezione. Un'affidabilità che non ho veramente mai visto da nessun'altra parte, mentre un sacco di altri UPS di altre marche cedono dopo poco tempo. C'è anche un'altra differenza: negli UPS vecchi i trasformatori sono fatti con rame, con il vero rame, e hanno un'alta efficienza. Oggi si usa molto, ad esempio, l'alluminio o delle leghe che adesso non ricordo, e non è proprio una bella cosa. Fatto sta che io questi cosi li adoro, sono molto compatti, funzionano molto bene e soprattutto sono estremamente affidabili. Semplici da usare. Io su uno di questi ho collegato, invece di una batteria, ne ho collegate circa 10 in parallelo, e l'UPS mi tiene un computer portatile con un routerino e delle altre cose, me lo tiene acceso per circa 48 ore consecutive, il che mi ha salvato durante dei blackout, perché qui dalle mie parti l'Enel fa veramente schifo. Il mio consiglio è: se li trovate, recuperateli, perché sono ottimi.